primo atto ufficiale ieri giovedì 16 agosto della stagione 2018-2019 della Fiat Torino con il raduno presso la WINS World International School di Torino. Alle 16 tutti uniti per un primo saluto da parte della dirigenza guidata dal presidente Antonio Forni. Dalle 17 spazio presso l'auditorium ai saluti ai media, anche in questo caso aperti dal presidente della Fiat Torino. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato Massimo Feira che augura una stagione di grande agonismo senza dimenticare lo spettacolo e il divertimento. L'inizio di una nuova stagione, la quarta in Serie A, la terza con nome Fiat, in una location che ci sembra importante, sarà la casa del nostro nuovo settore giovanile. Cercavamo un luogo dove far allenare i nostri ragazzi e lo abbiamo trovato. È un'eccellenza torinese e quindi siamo contenti di essere qua. Siamo qua con tanto entusiasmo, ottimismo per una nuova stagione che speriamo davvero possa donare a Torino e ai suoi appassionati tanto tanto divertimento. Nuova stagione, nuova squadra, un nuovo grande allenatore che ha scelto di avere una squadra composta tra di giovani talenti e esperienza, a cui insegnare il suo basket che sarà, speriamo, il basket davvero divertente che merita Torino. Ottimista Marco Cusin, sicuro in un buon affiatamento tra i giocatori già presenti la scorsa stagione e le new entry per poter dare sempre di più. Guarda, ti dico la verità. Io ero sicuramente all'inizio quando Torino mi ha cercato, c'era molto entusiasmo, poi Peppe era già da qualche settimana che continuava a dirmi: dai Cuso, vieni a giocare con me il prossimo anno, sta benissimo a Torino, una società in crescita, una società che vuole lavorare bene. E quindi io ho un bellissimo rapporto con Peppe, che va avanti da anni, quindi lui mi ha convinto. Ad un certo punto è subentrato a Trieste, con cui ho iniziato a giocare a pallacanestro a Trieste, a un'ora vicino a casa mia. E io ti dico la verità, c'è stato un momento che mi sono messo un attimo in stand-by, perché sarei tornato di nuovo vicino a casa, comunque vicino anche alla mia famiglia, che meno male in questi ultimi anni ho vissuto veramente poco, perché essendo sempre lì a giocare, l'anno scorso vabbè a Milano, però tra Eurolega e campionato ero sempre via, quindi riuscivo a vederli poco. L'anno prima ero a Avellino, quindi ancora più lontano, quindi c'è stato un attimo, anche lì un attimo mi sono fermato e ho detto: aspettiamo un attimo per capire un attimo il tutto. Poi dopo Torino sicuramente c'avevo Coach Brown, c'avevo la Coppa in più. Quindi con tutte queste cose qua hanno fatto sì di prendere la decisione di venire a Torino. L'idea che posso parlare delle persone più importanti all'interno della società che erano sedute prima in questo tavolo, ho percepito da loro che c'è sicuramente l'entusiasmo, c'è la voglia di far bene. Da quello che ho capito e da quello che vogliono è sicuramente costruire una squadra che abbia sì del talento, ma che abbia anche dei giocatori che abbiano dell'esperienza. Vogliono fare sicuramente bene, vogliono avere una squadra che cresca giornata, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Quindi ti dico, adesso secondo me la parte più importante che continuo a dire sempre, soprattutto all'inizio, è cercare di costruire il prima possibile un gruppo che ha voglia di lavorare assieme, ha voglia di conoscersi, perché quando ci sono già le basi queste, le prime settimane, secondo me il lavoro dopo viene a sé.